nel DNA di Maserati c'è il coupé e ci voleva una coupé sensazionale. E dalla matita di Pininfarina è uscita la magnifica Gran Turismo, una vettura attualissima ancora oggi. Sì, sì. Il successo è stato strepitoso. Sì. Avendo ripreso a lavorare con Pininfarina è nato un binomio veramente interessante. Penso che la parte più bella sia il davanti, sia il muso, perché chiaramente la parte più prominente è la griglia, che si rifà un po' all'antica tradizione della Maserati col tridente. La Gran Turismo è sempre stata costruita nello stabilimento di Modena. È una macchina ancora che vive con la sua artigianalità di una piccola linea, dove è comunque la possibilità di fare un elevato grado di personalizzazione. Noi per esempio l'abbiamo richiamata molto all'Eldorado, l'abbiamo fatta bianca con gli interni rossi. Sulla Gran Turismo viene montato questo motore 4.7, che è un motore molto potente. Ha giocato un ruolo fondamentale il rumore, perché guardate che è una macchina che viene prima guidata per il rumore, è entusiasmante. Una vettura che sfiora i 300 km all'ora, sì. E che ha il grandissimo vantaggio di essere una grande vettura con quattro posti veramente comodi. È la vettura veloce con la quale arrivi al tuo appuntamento riposati come quando siete partiti. È una macchina che è sempre un grandissimo piacere guidare.